E anche il pranzone di Natale è passato. Tu, Mima, quanto hai mangiato? Beh, diciamo che ho mangiato abbastanza. E sei stato bene? Ma sì, perché ti ricordi Treviso dove hanno fatto gli open day? Guarda cosa è successo. Malore svenimenti al pranzo di Natale. 40 interventi delle ambulanze del SUEM. Molti sono anziani, ma non solo. Quasi tutti hanno ingurgitato troppo cibo o vino e si sono sentiti male a casa o al ristorante. Altri sono stati accompagnati dai parenti direttamente nei pronto soccorso degli ospedali della Marca. Ma dai! Eh sì, 40 interventi. Allora qua bisogna interpellare i nostri amici di Antenna 3, che di sicuro avranno realizzato un video. Ed infatti, eccolo. Sono giorni complessi, abbiamo un numero più elevato di chiamate rispetto alle medie giornaliere che si attestano sulle 400 e nella giornata di ieri di Natale sicuramente abbiamo avuto un picco di chiamate intorno all'ora di pranzo, non solo ma anche nel primo pomeriggio. Mentre buona parte dei trevigiani si trovava a tavola per il pranzo di Natale, al SUEM il centralino è come impazzito, 150 le richieste solo nella fascia del mezzogiorno. Malori legati al sindromi, sincopi, svenimenti dovuti sia alle buffate natalizie, e sicuramente anche abbiamo avuto un numero importante legato anche a sindrome influenzali Covid e Covid non relate che si stanno riattestando nel territorio provinciale. Già, perché i malori post abbuffata si sono aggiunti alle tante chiamate per influenza stagionale Covid, i casi sono numerosissimi, con il picco che si sta avvicinando, come peraltro annunciato dal direttore generale Francesco Benanzi. Noi siamo pronti e gli operatori rispondono all'utenza indirizzandoli alla continuità assistenziale o dando consigli, e non sempre questo genera una missione di soccorso e quindi un invio dell'ambulanza e quindi un accesso in pronto soccorso. Un trevigiano su 10 passerà a parte delle feste a letto, ma gli effetti in questo inverno 2023 sembrano diversi, fortunatamente, da quelli degli anni scorsi, soprattutto per il Covid. Sicuramente minori ospedalizzazioni, i sintomi sono nella maggior parte dei casi più lievi o moderati, e con dei semplici consigli o anche l'invio ai colleghi della guardia medica, della continuità assistenziale, si riesce a gestire in maniera ottimale la popolazione e l'utenza. A supportare la centrale operativa in questi giorni di superlavoro anche la rete dei volontari sul territorio, emergenza ma anche umanità, con il SUEM che non si tira mai indietro con chi è in difficoltà. E sicuramente in queste festività natalizie chi non ha famiglia si rivolge alle pubbliche assistenze, alle pubbliche organizzazioni, alle istituzioni, per sicuramente cercare una parola di conforto, e i nostri operatori in questo sono preparati e in grado di darla. Avete capito? Qua addirittura si parla di 150 richieste, ma non solo per le abbuffate, anche per l'influenza e anche un po' di terribile malattia, che però non è più come una volta. Ma dai! Adesso, per correttezza, vi dico che è sempre successo, perché facendo la ricerca su Google vedete che già nel 18 Treviso Today parlava della grande abbuffata dei trevigiani, raffica di malori. Poi il Gazzettino nel 19, abbuffata pericolosa a Natale, raffica di ricoveri. Poi il Messaggero, Veneto, boom di malori dopo l'abbuffata di Natale, ed era il 2016, eccetera. Quindi è vero, c'è sempre stato. Sono cambiati però i numeri, perché vi ricordate, vi ho letto all'inizio Treviso Today parlava di 40 malori. Se noi andiamo nel 18, clicchiamo e scorriamo, i malori sono stati una trentina, quindi 10 in meno. E allora cosa vuol dire? No, non lo so, boh. Ci sono sempre stati, ma sembra che siano in aumento. Ah, Mimar, se sei pesante, basta, basta. No, non sono pesante. Voglio puntare l'attenzione sulla questione. Perché bisognerebbe capire. Ma capire cosa? Vabbè, dai, lasciamo stare.
Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.